Buongiorno, benvenuti nella mia morning routine che mi avete strarichiesto da un sacco di tempo e non ho mai avuto tempo di farla ed eccomi finalmente qua, ho deciso di portarvela in questo vlogmas. Edizione scuola, tutto quello che io faccio da quando apro gli occhi a quando esco di casa per andare a scuola. Qui ci sono io che spengo la prima sveglia perché non ce la posso fare. Siamo tutti d'accordo sul fatto che una delle cose più difficili del mondo sia alzarsi d'inverno, quando fuori c'è ancora buio, il piumone è caldo e fuori ci sono tipo meno 15 gradi. Dopo avermi mandato anche la seconda sveglia, capisco che è tempo di prendermi le mie responsabilità e mi alzo, ma vi giuro, penso sia la cosa più difficile in ogni giornata. Qui ci sono io che cerco di uscire dal coma. Qui c'era luce, ma vi assicuro che ogni mattina c'è buio, poi sono la prima che si alza, quindi è ancora più traumatico. Mi alzo sempre per le 7 e un quarto. Prima cosa che faccio è andare in bagno, fare la pipì e dopodiché faccio la mia mini skincare, ovvero wash my face con un semplicissimo detergente. Non faccio altro anche perché al mattino non ho proprio voglia. Semplicemente appunto detergo la mia faccia perché è importante detergersi dopo una lunga notte. Qui ci sono io schifata e addormentata. Era veramente mattina, quindi scusate la faccia, ma è così, io sono un influencer davvero realistica. Altra cosa super difficile, aprire gli scuri, andare al freddo, gelo che c'è fuori, muoio sempre congelata e traumatizzata. Non è una cosa che faccio sempre, ma il ricambio di aria e poi faccio anche prendere aria un pochino alle coperte, perché i miei, fin da quando sono piccola, mi hanno detto non rifare il letto subito, lascialo prendere aria, quindi è una cosa che faccio ogni tanto, perché di solito lascio fare tutto a mia mamma, lascio tutto chiuso, buio, spento e ci pensa lei. Però c'è sempre il mio doggo che mi dà il buongiorno, è sempre carino, io lo amo tantissimo, mi rende ogni giornata più bella, questa fase di dolcezza, dopodiché mi dirigo verso la cosa fondamentale, la colazione. Vi dirò che sono sempre indecisa su cosa mangiare, voglio sempre cambiare, ma ovviamente se voi davvero mi conoscete sapete che ricado sulla stessa cosa, cappuccino e biscotti, anche a luglio con 40 gradi. Oggi non c'era il mio cappuccino solubile, quindi ho optato per del latte schiumato con un po' di caffè solubile, buono comunque, ma i biscotti non mangiano. Mancano mai, sono la mia ossessione più grande. Quindi faccio la mia colazione un po' in coma, un po' no, guardando il telefono, guardando il vuoto, dipende. Tra l'altro al mattino quasi mai ho fame, dipende molto dalle volte, in questo caso avevo abbastanza fame, quindi aggiungo qualche biscotto, tolgo biscotto. Non ve l'ho filmato, ma è anche il momento in cui riempio la mia borraccia e scelgo cosa portarmi per merenda a scuola. Dopodiché torno in camera, anche questa cosa molto rara, io che rifaccio il letto di prima mattina, ma davvero molto raro perché non ho quasi mai tempo. Però dopo aver rifatto il letto quelle poche volte che capita, passo al dress. I vestiti li preparo sempre alla sera perché se dovessi scegliere al mattino arriverei in ritardo ogni giorno, quindi preparateli sempre alla sera, mega consiglio. Poi mi metto le lenti, ovviamente perché da tipo giugno a questa parte non uso più gli occhiali. E vabbè, non è Federica Check-in se non le cade una lente o se non se la mette male, perché io davvero le lenti a contatto non andiamo d'accordo. E poi passo al make-up, non impiego mai più di 5 minuti, vi ho anche fatto il tutorial, lo trovate, 5 minute make-up. È molto molto semplice, copro le imperfezioni, le occhiaie, metto un pochino di mascara e faccio le sopracciglia, che in questo caso erano già fatte perché le avevo già fatte. È molto semplice, sciolgo le treccine. Ecco, queste ragazze come faccio i capelli che mi chiedete sempre. Sciolgo le trecce, me le faccio prima di dormire e me le sciolgo al mattino. Sono molto molto naturali e me li faccio da tantissimo. Qua ci sono io che scancheravo, li faccio da tipo le elementari. Tralasciamo il cambio di outfit che all'ultimo può succedere che vi venga questa improvvisa voglia di cambiare outfit. Metto il giaccone, preparo la cartella che in realtà è pronta la sera, metto dentro l'acqua e la merenda e mi preparo mentalmente per uscire al gelo e al freddo. C'è sempre mia mamma che mi aspetta per portarmi poi a scuola in macchina perché davvero fa troppo freddo per andare a piedi. E niente, molto felicemente gioiosa mi dirigo verso l'inferno, qui ci sono io che appunto esco e vado a scuola. Spero che questo video sia piaciuto, mettete un pollice in su. E niente, mua!